caratterizza alcune di noi, Eccoti qua. e si fa molto parlare ora di robotica, un po' in Salve molti Laura. Sto ambiti, andando. però io mi chiedo Chiediamo. sempre, ma quando parlo di Dove? robotica, quando la Aspetta. gente No, pensa a no, un è più robot, a importante che tipo l'audio. di Vai. robot pensa? Sto Perché fermo. sono anche più di uno in casa. E anche nel mondo della ricerca perseguiamo questo scenario che chiamiamo robot companions, cioè tutta una serie di robot di varia forma, è difficile, ma non immaginatevi quelli della fantascienza, non sarà l'umanoide. No, che siamo abituati a immaginare, ma robot di vario tipo in qualche modo integrati nel nostro ambiente e in moltissimi aspetti della nostra vita quotidiana, appunto compagni di vita. Come? Quali sono i robot? Togliamo il volume, però. Quali sono però appunto gli umanoidi che ora siamo in grado di produrre? Sono un po' questi. Faccio vedere questo perché questa è l'ultima edizione della DARPA Challenge, quindi è una sfida a livello mondiale, riconosciuta a livello mondiale come la più importante, quindi per me è un po' il top della tecnologia della robotica umanoide, proprio perché nell'ultima edizione l'obiettivo erano robot umanoidi che potessero svolgere compiti, diciamo, di servizio. Sempre un ambiente industriale, come vedete, però pensati per interventi magari di emergenza. Chiaramente fa ridere il video dove cadono, però io dico sempre, non è quello che mi preoccupa, lì lo so che c'è stato un errore, c'è stato un malfunzionamento e va bene, insomma la tecnologia piano piano poi migliora sempre. È l'altro che mi fa preoccupare di più, cioè quando il robot funziona bene. Cioè questo è il livello che riusciamo a raggiungere in compiti che non sono appunto quelli della produzione industriale, ma sono compiti più di servizio. Quindi è questo l'approccio. Se guardiamo poi il mondo della natura, no? Magicamente c'è una differenza enorme, vediamo questi comportamenti assolutamente fluidi, naturali e molto molto efficaci ed efficienti nel mondo reale, anche in animali diciamo che non hanno il livello poi cognitivo dell'essere umano. Non ho detto animali più semplici, perché questo gatto non è più semplice del robot umanoide che abbiamo visto prima. Non ha meno, anzi, probabilmente ha più recettore, più muscoli da controllare, quindi il controllo motorio non è assolutamente più semplice di quello dell'umanoide, però il suo comportamento lo percepiamo come estremamente più naturale e più efficace. Perché? Perché evidentemente ci sono dei meccanismi in natura che permettono di semplificare questa complessità, complessità proprio del controllo del comportamento, e permettono poi di funzionare in maniera semplice anche se il sistema è complesso, ed è esattamente questo che vogliamo copiare nella robotica. Ora, anche l'intelligenza artificiale è arrivata un pochino per altri versi a un concetto simile, che è quello che dice: guardate che l'intelligenza non è solo ragionamento, non è solo la capacità cognitiva e logica, ma c'è una parte diciamo che svolge il corpo. Quindi attenzione molto spostata sul corpo. Per esempio, quello che poi interessa a noi robotici, no? Il controllo motorio, in parte è fatto anche dal corpo stesso. Cosa vuol dire? Proprio dalle proprietà meccaniche. Allora, questo compito semplice disegnato in questa vignetta, camminare su un terreno che non è completamente liscio, noi robotici siamo abituati a farlo andando a utilizzare magari dei sensori che ci dicono quando c'è un'asperità nel terreno e a ricalcolare la traiettoria da fare per camminarci, ma gli animali, compreso anche l'uomo, in buona parte compensano questa asperità del terreno con le proprietà meccaniche, in particolare la cedevolezza del ginocchio. Ecco allora che andiamo, proviamo a mettere questa cedevolezza nei robot, però dobbiamo immaginarci dei corpi morbidi, che sono appunto rivoluzionari in robotica. Già la cedevolezza in robotica è qualcosa che di solito si combatte, non si desidera. E abbiamo diciamo, affrontato questa sfida nel nostro gruppo partendo da questo modello bellissimo che è il polpo comune e che è anche, insomma, diciamo, forse è un modello estremo anche in termini di difficoltà perché non ha parti rigide. Abbiamo fatto un progetto che ci ha portato a sviluppare delle tecnologie e abbiamo dimostrato che è possibile anche realizzare un robot senza parti rigide. Abbiamo anche provato a metterlo già un po' al lavoro, no? Che cosa può fare un robot soft? Beh, alcune cose diverse, tipo le esplorazioni marine, eravamo partiti dal mare, l'abbiamo applicazioni biomediche, perché una cosa già intrinsecamente soft e cedevole a contatto col corpo umano la riusciamo a immaginare meglio. Questo è un endoscopio a rigidezza variabile, mentre questo è un braccio pensato per aiutare gli anziani a lavarsi sotto la doccia. Però
Però in realtà il vero grande diciamo, contributo che questa ricerca ha dato è spostare un pochino la traiettoria appunto della ricerca del futuro. Quindi con la soft robotics possiamo immaginare robot che si allungano, che non erano immaginabili con le tecnologie che conoscevamo, oppure che si schiacciano per passare, per accedere a spazi che sono ristretti rispetto alla loro dimensione, oppure robot che resistono a cose come questa, un'auto che ci passa sopra, oppure robot che cambiano forma e magazzinano l'energia in maniera diversa per fare poi per esempio in questo caso un salto, anche in questo caso ispirato a un essere vivente, oppure che sfruttano proprio queste deformazioni per muoversi, come questa specie di bruco che si muove con un movimento peristaltico che è molto comune appunto in natura e non in robotica, o robot che imparano, vabbè, un po' questo si era già visto in robotica, l'apprendimento, robot che si evolvono sfruttando i meccanismi appunto della selezione naturale, oppure robot che crescono, che poi vedremo meglio nella presentazione di Lucia Beccain, che questo è un concetto abbastanza rivoluzionario in robotica, fino a robot che addirittura si ripara, fatti con materiali che se vengono tagliati possono rimarginarsi, diciamo, un po' come i tessuti biologici. E quindi concludo con questa visione sintetica sul futuro della robotica per me, quindi robot che sempre più implementano meccanismi della natura, della vita, per aiutarci però nella nostra vita quotidiana. Grazie. Grazie professoressa Laschi, gli usi di questi robot saranno determinanti in futuro. Allora, per come conseguenza naturale passiamo dagli animali alle piante? Allora faccio l'uscita prima. Professoressa Lucia Beccain è dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e lavora ai robot ispirati alle piante. Anche questo è un settore molto affascinante della robotica. Grazie. Grazie a lei, buonasera a tutti. Aiuto, dov'è? Eccoci. Quindi diciamo, riprendo un po' il discorso che ha fatto Cecilia sul perché della bioispirazione in robotica, ovvero sul fatto che i robot di oggi sono delle macchine molto complesse, però che sono ben lontane da quelle che possono essere le prestazioni degli organismi viventi in natura, perché in effetti che cosa accade nel mondo reale? Gli esseri viventi si sono evoluti nei secoli per potersi adattare all'ambiente in cui vivono e reagire agli imprevisti per sopravvivere. Ecco che possiamo pensare alla bioispirazione, ovvero ad estrarre dei principi ingegneristici dai meccanismi naturali che possano servire proprio come delle specifiche tecniche per nuova tecnologia e robotica che può essere utile all'uomo. Ma se andiamo a vedere un pochettino quello che è il regno animale, vediamo che appunto ci sono moltissime specie e vertebrati e invertebrati, e storicamente i vertebrati sono stati quelli più diciamo utilizzati come modelli a partire dall'uomo, ma anche altri animali, per fare nuovi robot. Però se diamo uno sguardo più da vicino, vediamo che i vertebrati in realtà sono solamente il 5%, mentre ben il 95% sono invertebrati, come il polpo ad esempio, che avete già visto da Cecilia, quindi non mi soffermo. Vi dico solamente che una delle tantissime caratteristiche interessanti per noi è quella della sua pelle, ovvero una pelle estremamente estensibile, sensibile al tocco e alla pressione e anche capace di mutare colore e luminosità in modo da permettere all'animale di mimetizzarsi nell'ambiente. Ecco che ad esempio il nostro gruppo, in collaborazione con la Cornell University, abbiamo pensato di realizzare una pelle artificiale bioispirata proprio dal concetto della discorso di un dispositivo soffice che comunque fosse estensibile, sensibile al tatto, quindi al tocco e alla pressione, e quindi che cosa abbiamo fatto? Come appunto diceva Cecilia, si tratta di lavorare con materiali
tratta di polimeri morbidi e idrogel, conduttivi e non conduttivi, che creano alla fine un dispositivo, un sandwich, dove viene creato un componente elettrico come un capacitore che può servire per sentire la pressione, però allo stesso tempo integra delle particelle a semiconduttore che, quando viene applicato un campo elettrico e la matrice in cui si trovano viene deformata, cambiano, emettono luce a diverse intensità. Ad esempio, qui vedete quello che è un modulo soft robotico fatto da 3 camere pneumatiche che si muove e, grazie alla deformazione del strato superiore di questa pelle, emette luce a diverse intensità. Però noi sappiamo bene che esiste anche il regno vegetale e le piante possono essere un ottimo modello per fare nuovi robot. Perché? Perché le piante in realtà si muovono. Le piante noi non le percepiamo come organismi viventi che si muovono. In realtà le piante si muovono, ma si muovono su una scala temporale diversa da quella che noi conosciamo degli animali e anche dell'uomo. Quindi riescono a esplorare il mondo, a conquistarlo in maniera efficiente, perché sono organismi sessili e devono riuscire a fare dei movimenti in modo da procurarsi il cibo e sopravvivere con l'energia che hanno. Quindi mettono in atto una serie di strategie molto efficaci. Ecco che noi abbiamo cominciato a studiare questi movimenti per vedere se è possibile capire quelli che sono i meccanismi alla base. E questi movimenti si classificano principalmente in attivi e passivi. In attivi principalmente sono irreversibili, come quelli dovuti alla crescita. Qui vedete dei video che abbiamo filmato in laboratorio, sono accelerati, di radici di mais che eseguono dei movimenti. E quindi questi sono irreversibili, e l'altro tipo di movimento che la pianta fa, la radice fa, come anche la parte aerea, è il tropismo, ovvero la risposta a uno stimolo esterno. Quindi questo, al di là della nomenclatura più biologica, in realtà sono tutti gerghi che vengono utilizzati anche in robotica, quindi la risposta a uno stimolo. Quindi abbiamo cominciato a vedere qual è la strategia di crescita delle piante, proprio con degli ingegneri meccanici e vari tipi di persone con varie discipline, tra cui biologi, e abbiamo visto che la radice cresce dalla sua punta in modo da poter negoziare le elevate pressioni che sperimenta quando penetra il terreno già dopo pochi centimetri di penetrazione. Come lo fa? Aggiungendo delle cellule in punta, in modo da anche diminuire l'attrito di penetrazione, perché le cellule vengono generate e creano un layer esterno che diminuisce l'attrito, e mano a mano la radice penetra creando delle fratture nel terreno e riesce a crescere. Questo è un mock-up, un dispositivo che noi generiamo in laboratorio per capire il meccanismo. Non è una radice robotica, ma è una piattaforma che usiamo per studiare la biologia. Come l'abbiamo imitato questo meccanismo? Andando ad aggiungere del materiale in punta ad un end effector, in questo caso è un filo, ad esempio. Qui appunto questo meccanismo viene esemplificato in questo video, e si ha appunto la crescita dalla punta. Ma se quindi la crescita è il movimento che avviene tramite la crescita, è un concetto completamente nuovo in robotica, ovvero il fatto che un robot possa muoversi creando delle strutture nuove, no? E poi lasciando indietro delle strutture mature, ferme. Se poi imitiamo anche la crescita differenziale della radice, ovvero aggiungere più cellule da un lato e non dall'altro, riusciamo ad avere anche quello che si chiama un bending differenziale. Qui lo abbiamo realizzato in una radice robotica, andando a integrare una sorta di mini 3D printer, ovvero un dispositivo che rilascia del materiale polimerico via via con una certa velocità, e in questo caso più da un lato che dall'altro, in maniera da creare un bending. Quindi andiamo avanti, però i meccanismi possono essere anche passivi, ovvero le piante, molte piante, possono essere già morte, però muoversi perché hanno una sorta di energia potenziale immagazzinata data dall'organizzazione delle proprie strutture, come la pigna che reagisce all'umidità. Questa è energia gratis,
che però è integrata nella morfologia del robot. E questo si ricollega un po' a quello che diceva la professoressa Laschi prima, del robot che non ha bisogno di controllare tutti i suoi movimenti, ma che resiste al, diciamo, allo scivolamento grazie alle proprie strutture meccaniche. Ecco che possiamo pensare a nuovi materiali che hanno un'intelligenza immagazzinata nel materiale stesso, come qui abbiamo un polimero coniugato, il PED o il PSS, che immagazzina acqua e quindi gonfia. Quando poi elettricamente viene fatta desorbire l'acqua, il polimero si piega dall'altro lato. Quindi si possono utilizzare questi meccanismi per riuscire a realizzare, ad esempio, avete visto prima, una piccola mano che riesce a gentilmente manipolare un piccolo oggetto, oppure dei micro robot. Come diceva Darwin nei suoi scritti, la radice ha appunto un apice che è come un cervello, che percepisce tantissimi, diciamo, quello che lui chiamava impressioni, in realtà sono parametri fisici e chimici, e in questo modo poi decide, tra virgolette, in qualche modo di dirigere i propri movimenti, perché le piante percepiscono una moltitudine di parametri, e in particolare vi voglio citare la loro capacità di sentire la durezza del terreno, no? Quindi quando una pianta, questo è un video accelerato di una radice che cerca di aggirare un ostacolo, che cosa fa? Incontra l'ostacolo rigido, i suoi tessuti si deformano, si crea una cascata interna di segnali biochimici, grazie ai quali si ha appunto una risposta interna e la radice capisce da che parte andare per aggirare l'ostacolo. Ecco che, ad esempio, si possono progettare dei sensori tattili morbidi che riescono a rilevare tramite la propria deformazione uno stimolo meccanico esterno. In questo caso vedete una sezione di un sensore fatto con vari materiali polimerici e tessuti conduttivi, poi montato su una punta di una radice robotica, e i cui segnali servono per far evitare alla radice un ostacolo. Possono essere anche estremamente sensibili, come questo che è stimolato da una foglia. E è un sensore triassiale, sempre morbido, flessibile, estensibile, che sente il peso di una foglia e ne sente anche la carezza nelle diverse direzioni. Quindi questo è un nuovo filone di tecnologia che può essere utilizzato in robotica. Ecco il robot che è nel nostro laboratorio da una linea di ricerca che è coordinata dalla nostra direttrice, che è la dottoressa Barbara Mazzolai, che ha lanciato per prima al mondo questa linea in robotica, ovvero di realizzare un robot delle tecnologie ispirate al regno vegetale. Qui vedete un tronco che integra tutta l'elettronica, delle foglie che si piegano con l'umidità, delle radici che seguono la gravità, diciamo, si allontanano alle alte temperature, quindi hanno delle risposte di tropismi, termotropismo, tigmotropismo è quello che serve per diciamo, evitare gli ostacoli, quindi sensori tattili, idrotropismo invece la radice segue l'acqua, quindi dove c'è l'umidità la segue, oppure segue diciamo, la concentrazione, il gradiente, la variazione di gradiente dovuta a dei nutrienti che possono servirle per crescere. Quindi concludo citando alcune applicazioni, diciamo principalmente ce ne sono molteplici, no? Sviluppando ancora questi dispositivi in maniera che siano efficienti, si può pensare a realizzare sistemi a basso, diciamo, a bassa necessità di energia e di potenza che possono esplorare l'ambiente. Questo ambiente può essere ad esempio un pianeta sconosciuto dove si possono lanciare dei semi e dove le radici possono ancorarsi e con bassissima energia possono sentire, come posso dire, prelevare dei campioni, dei parametri, sentire dei nuovi parametri che possono essere studiati, oppure come alcuni neurochirurghi ci hanno consigliato, pensare a uno strumento chirurgico di nuova generazione per fare delle operazioni mini-invasive nel cervello umano, perché appunto riuscire a generare un sistema di questo tipo aiuterebbe a limitare, ad avere un sistema che si adatta al cervello, limitare i danni durante le operazioni e appunto utilizzare pressioni minori. Quindi concludendo,
due parole, come abbiamo visto anche dall'intervento precedente, in realtà la robotica è una realtà. Si può pensare che la bioispirazione, quindi la biorobotica, sia uno strumento per avere un'ulteriore evoluzione della robotica, però ecco, dobbiamo essere precisi e capire che non si tratta di copiare una pianta, un uomo, un animale, ma si tratta di capirne il funzionamento, alcuni principi di base, ed utilizzarli per fare qualcosa magari anche di completamente differente. Ok? Quindi abbiamo infinite possibilità, però per coglierle dovremmo riuscire a rompere un po' i muri tra le diverse discipline e riuscire a preparare delle nuove generazioni di inventori che abbiano un bagaglio culturale interdisciplinare, che non abbiano paura di spaziare tra l'ingegneria, la biologia, la chimica, ma che sia, diciamo, un valore aggiunto che nella loro formazione essi cercano. Questo è il nostro gruppo, vi ringrazio. Passiamo la parola alla professoressa Barbara Caputo della Sapienza di Roma, che ci racconterà qualcosa di ancora più affascinante, se possibile. Allora, quello che avete sentito fino adesso sono tra le cose straordinarie, le cose più spettacolari che si fanno nella comunità internazionale oggi, e sono cose che si basano fortissimamente sul concetto di embodiment, che è quello di cui parlava la professoressa Laschi. Il fatto che tutto quello che noi impariamo è qualcosa che si basa sulla nostra esperienza personale. Quindi dipende dal corpo che abbiamo e da quello che è intorno a noi, dalle situazioni, quello che si chiama l'embodied and situated learning. Quello che nel mio gruppo, il Visual and Multimodal Applied Learning Laboratory, che ha come acronimo VANDAL, quindi noi vogliamo essere un po' i vandali della ricerca, cerchiamo di fare e di sfidare questa convenzione. Siamo dei teorici, quindi io vi anticipo che questi filmati meravigliosi, bellissimi, da cui ero un po' intimidita, non ci saranno, però siamo piccoli ma pieni di sentimento, come si dice, e vogliamo sfidare questa idea. E la vogliamo sfidare perché è vero che i sistemi biologici, gli animali, gli esseri umani si sono evoluti in questo modo, però è anche vero che un'enorme capacità del genere umano è stata quella di astrarre la conoscenza, l'esistenza della parola scritta, l'esistenza del testo scritto, l'esistenza delle biblioteche, per il progresso del genere umano è stato qualcosa di fondamentale. E questo che cosa significa? Significa che noi, come sistemi embodied e situati in un posto, siamo capaci di imparare dalla nostra esperienza diretta, siamo capaci di astrarre questa informazione, e renderla, immagazzinarla in maniera che è non più legata a nessun embodiment e non è più legata a nessuna situazione, in un testo, in un diagramma, in una figura, e ha bisogno, siamo capaci di accedere di nuovo a quell'informazione e di renderla nuovamente embodied e situated. Io posso imparare dai testi di calcolo delle probabilità scritti negli anni 60 da persone che non ho mai conosciuto, scritti in nazioni che non ho mai visto, e renderli veri e reali e applicarli nella mia ricerca, nelle mie situazioni. Questo è quello che noi cerchiamo a fare con questo progetto che si chiama Robo Ex Novo. La visione, immaginiamo di avere un robot bellissimo, un super Roomba, come lo vogliamo, no? Questo robot che a casa pulisce, stira, fa, mette a posto la camera dei bambini, eccetera. Lo abbiamo a casa, invitiamo degli amici a pranzo che ci portano un bellissimo vassoio di paste, come potete capire io sono una persona golosa, quindi con gli esempi penso sempre al mangiare. Dopo mangiato diciamo ai nostri ospiti, andiamo a fare una passeggiata, e prima di uscire diciamo al robot, per favore, sistema la casa, sparecchia, e quindi il robot comincia. E a un certo punto sul tavolo vedrà qualcosa che non ha mai visto prima, perché questo bellissimo cartoccio di cannoli non è mai arrivato in casa. Io sono a dieta, quindi mi avevano proibito di comprare i cannoli, oggi me li hanno portati. Allora, quando un robot incontra qualcosa che non conosce, e per un robot qualcosa che non conosce è qualcosa che non è stato programmato a conoscere,
che cosa può fare? E in questo momento quello che la letteratura ci dice è: ho bisogno di un intervento esterno umano che mi spieghi, che faccia compiere a questo robot un'esperienza legata al suo embodiment e a questa specifica situazione. Però noi non facciamo questo, non chiamiamo sempre qualcuno per chiedere consiglio quando c'è qualcosa di nuovo. Molto spesso adesso andiamo sul web. Allora, perché non proviamo a farlo fare anche ai robot? Allora, cosa potrebbe fare un robot in questa situazione? Potrebbe prendere una foto di questo qualcosa che non conosce e con questa foto potrebbe iniziare a cercare sul web. Ad esempio troverebbe questo Holy Cannoli, in cui c'è una foto che assomiglia un pochino e c'è del testo. E ne troverebbe più di una, ne troverebbe tante, perché sul web l'ultimo problema che abbiamo è quello di avere tanta informazione. Allora, dopo un po', quello che emergerebbe da questa combinazione di testo e immagini è che nel testo associato a queste immagini, che assomigliano a quello che ha visto il robot, ci sono delle parole che sono ricorrenti. La parola ricorrente è cannoli, e c'è una parola ricorrente che è una pastarella, è un dolce, è riempito con la ricotta e quindi dovrebbe andare nel frigo. Quindi il robot da tutto questo può imparare non solo il nome che noi associamo a un oggetto, ma impara anche il significato di questo oggetto. Il significato di questo oggetto è quello che noi impariamo nell'interazione dall'embodiment e dalla situazione. Allora, se tutto questo io lo posso rimappare poi in quelli che sono veramente i percettori e gli attuatori del robot, qualsiasi essi siano, a questo punto io posso superare il mio knowledge gap, quella sta mia mancanza di conoscenza, in maniera autonoma. Esattamente come noi quando compriamo un armadio IKEA, cerchiamo di seguire le istruzioni per montarlo, non funziona niente, andiamo sul web, mettiamo montare armadio IKEA e in qualche modo andiamo a sperimentare tutta l'esperienza delle altre persone. Perché questa è una cosa difficile? Quali sono le sfide che dobbiamo affrontare? Una prima sfida è: come facciamo a costruire dei modelli per cui un robot è capace, in maniera affidabile, a dire che non sa qualche cosa? Come posso distinguere tra un errore del robot? Prima la professoressa Lasky ci ha fatto vedere questi filmati di robot che sono stati programmati a risolvere delle situazioni nel muoversi, che chiaramente è stato compiuto un errore e quindi hanno avuto diciamo una failure. Come faccio a distinguere da queste situazioni? Come faccio a estrarre dal web un'informazione che sia utile per un robot, partendo da una domanda, da una percezione di un robot? Questo è un punto molto sottile, ma un punto molto importante, perché quello che noi oggi abbiamo sul web è informazione creata da noi per noi. Il web è creato per noi esseri umani, quindi gli strumenti di comunicazione, le immagini che vengono prese, sono veramente pensati come canale di conoscenza per loro. Quello che invece abbiamo come canale di conoscenza, la percezione di un robot, la forma informativa, è completamente differente. E una volta che questa informazione in qualche modo l'abbiamo estratta, come facciamo a renderla utilizzabile dai robot? Dobbiamo, è vero che questa informazione, però per renderla viva dobbiamo fare quello che si chiama il grounding. Devo rimetterla dentro in una maniera utilizzabile in quello che è lo specifico embodiment e nella specifica situazione del robot che ho davanti. Questa è la sfida che stiamo affrontando e sono contenta di dire che sta funzionando. Allora, vi presento Bob e Betty, che abitano a Birmingham e che sono quelli che si chiamano service robots, vengono usati in ambienti di ufficio. Sono dei robot che hanno l'incarico di andare in giro in quelle parti degli aeroporti dove vengono affittate le stanze per i meeting e devono ispezionare queste stanze dopo ogni meeting per essere sicuro che effettivamente siano state preparate per il meeting successivo. Quindi sono addestrati per essere sicuri che non siano stati dimenticati degli oggetti, devono essere sicuri che le bottigliette d'acqua, i bicchieri, le penne, i fogli, tutto sia nella stessa posizione, pronta la stanza, quindi pronta per essere data a chi chiede di utilizzarla. Questi robot vengono equipaggiati con quella che si chiama una knowledge base, un insieme di conoscenze, quindi noi sappiamo, abbiamo un'ipotesi a priori di che cosa ci si può aspettare di trovare in questi contesti.
Però questa è la nostra ipotesi, non è sempre così e a volte le persone possono dimenticare le cose più incredibili e questi robot devono riuscire a reagire. Allora, che cosa facciamo? Cerchiamo di utilizzare il potere del deep learning, questa parola magica che viene usata tantissimo, perché? Perché la caratteristica principale del web è quella di avere una grandissima quantità di informazioni. Quindi facciamo l'ipotesi che ci siamo dimenticati di spiegare a Bob e Betty come sono fatte le tazze. Quando incontro una tazza, allora io devo riuscire a riempire questo buco di conoscenza. Che cosa faccio? Vado a cercare sul web tante immagini di tazze e queste sono le cose che posso trovare. Sul web si trova veramente di tutto. Ad esempio, in questo periodo con le elezioni americane si trova anche una tazza Donald Trump. Quindi se addestriamo il povero Bob e Betty a riconoscere questa tazza, non sappiamo cosa succederà. Le percezioni di un robot sono molto diverse. Quindi se io guido Betty in giro, quando un robot vede in una maniera molto differente. Dove sono le differenze? Nella risoluzione dell'immagine, nei punti di vista dell'immagine. Quando io dicevo prima che quello che troviamo sul web è fatto dalle persone per le persone, quando noi non conosciamo un oggetto, è estremamente difficile che non abbiamo assolutamente idea di cosa abbiamo davanti. Comunque c'è molta conoscenza pregressa che possiamo utilizzare quando prendiamo le immagini. Quindi magari io vedo un animale che non ho mai visto prima, però mi è chiaro che ho davanti un animale. Quando un robot non sa qualcosa, non sa veramente niente, non può generare nessuna ipotesi. Quindi come conseguenza le immagini che vengono prese sono brutte, perché il robot non ha una cognizione di quali sono le parti più informative, più importanti e quelle che sono meno importanti di quello che sta vedendo. E quindi questo è quello con cui noi dobbiamo cercare di arrangiarci, questo che dobbiamo cercare di risolvere. E quindi che cosa facciamo? Ci siamo detti, ma se io ho un'ipotesi a priori, sapendo che comunque Bob e Betty devono lavorare in questo contesto, io ho un'aspettativa se mi trovo in un ufficio, se mi trovo in una cucina, di che tipo di oggetti potrei trovarmi davanti. E posso accedere a delle banche dati che sono presenti sul web rispetto a informazione semantica testuale come WordNet o DBpedia, che mi danno un'informazione semantica. Quindi ad esempio qui abbiamo Bob che vede qualche cosa che non ha mai visto prima. E che cosa fa Bob? La prima cosa che fa è che dice: ma io ho un'informazione contestuale perché mi hanno detto, guarda che oggi lavoro in cucina. E allora, siccome io so che lavoro in cucina, io ho un'aspettativa su quali potrebbero essere gli oggetti che trovo in una cucina. Potrei trovare del caffè, potrei trovare un tostapane, potrei trovare un forno, un piatto, eccetera. Poi Bob ha preso una foto di quello che non conosce e dalla sua informazione visiva, dal web, la prima cosa che riconosce è un crate o una cassaforte. E poi dice potrebbe essere un microonde o un frigo, eccetera. Allora, se io incrocio questi due tipi di informazioni che vengono dal web, io posso dire però la vicinanza semantica tra queste ipotesi e tra questi oggetti, tra il tostapane e il forno, perché sono tutte cose che troverai in cucina. E di nuovo, tutta questa informazione non me l'ha dato chi ha programmato il robot, l'ho presa tutta dal web. Questo è tutto solo puramente preso dal web. E siccome ho questa conoscenza che altre persone hanno messo a disposizione in maniera unembodied e in maniera esterna, io posso concludere che molto probabilmente stiamo parlando di un forno. Questa è la nostra visione. Vogliamo robot capaci di servire cannoli a tutto il mondo, di riconoscere oggetti che non hanno programmato prima, ma al di là della sfida di farlo funzionare, è veramente di mettere nel loop, mettere a far parte del mondo dei robot come modo di apprendere non solo l'embodiment, l'embodied learning, l'embodied cognition, che è fondamentale, ma così come l'abbiamo noi, la capacità anche di accedere a forme di informazioni che siano condivisibili da tutti i robot del mondo e condivisibili con noi. Questa è la nostra sfida.
No, scusa. Io non posso che ringraziare alle professoresse per la loro pazienza anche in questa giornata inaugurale della Maker Fair, questo primo panel che noi abbiamo fatto per cortocircuiti. Non tutto è andato come speravamo, le macchine ci hanno un po' tradito, magari anche c'è qualche errore umano da correggere, il software non era adeguato. E vi ringrazio molto dell'attenzione e anche del tempo che avete passato con noi. Queste sono ricerche fondamentali fatte da tre eccellenze della ricerca italiana. Vi ringrazio e vi do appuntamento ai prossimi panel. Grazie.